per ipnotizzare le persone. Ma già, ma stai bene? Ti fa male la testa? Oh sì, babbo, io sto benissimo. Ti ho fatto un disegno bellissimo. Ok. Guarda attentamente. Babbo? Sì, padrona. Babbo Salvo, vai subito a pulire il bagno. Sì, padrona. 3, 2, 1, svegliati! 3, 2, 1, svegliati! Salvo? Ragazzi, ma che cosa gli è successo a Salvo? Che stai facendo? Sto facendo delle mosse con questo serpente finto. Ma vai col serpente, senti un po'. Io devo uscire, va bene? Sto via qualche oretta. Quando il papà ha finito di lavorare, viene qui e ti dice che lavorini ci sono da fare. Va bene, te fai la brava però, eh? Va bene, mamma, anche se non c'ho tanta voglia. Dai, amore, fai la brava, eh? Ok, ciao! Ciao, mamma! Ciao! A presto, cordiali saluti, Salvo. In via. Meno male, ho finito. È un pomeriggio che scrivo email. Oh, a proposito, un pomeriggio, ma mi sono dimenticato. Dovevo dire a Giorgio tutto quello che doveva fare, che mi ha detto la mamma Cinzia, che ancora però non ho detto. Quindi ora si va su e gli diamo una bella notizia alla Giorgina. Giorgia! Giorgia, sei qui? Oh, ti ho trovato. Senti un po', mi ero dimenticato di dirti che la mamma mi ha chiesto di farti fare delle cose, tipo sistemare la camera, andare a pulire il tuo bagno, fare i compiti e se avanza del tempo puoi fare anche merenda, ok? Uffa, babbo. Dai, Giorgia, non fare storie come sempre. Dai, fai, prima fai, prima finisce, ok? Ciao, ciao. Ragazzi, pulire sono cose da grandi e poi abbiamo la donna delle pulizie, non capisco perché non può pulire lei. Uffa. Non capisco, ragazzi, perché lo devo fare proprio io. Uffa, non è giusto. Ci ho avuto un'idea pazzesca. Quell'altro ieri ho visto un cartone animato dove un personaggio ipnotizzava un altro personaggio e dopo quell'altro personaggio gli faceva tutto quello che gli veniva detto, come se fosse un robot. Chissà come si fa. E poi chissà se funziona. Tecniche per ipnotizzare le persone. Ok, poi ne spiegano 3. Non mi resta che andarla a provare. Già, ma stai bene? Ti fa male la testa? Oh sì, babbo, io sto benissimo. Ma invece te come ti senti? Giorgia, io sto benissimo. Ma se tu mamma volevi qualcosa da me? No, no, niente, babbo. Vado su a finire di sistemare. Ecco, brava, su, vai, veloce. Uffa, il primo metodo non ha funzionato. Ora provo il secondo. Dove l'ho messo? Eppure era qua dentro. Sul vaso. Userò questo. Oh, Giorgia, bella la collana, ma vuoi che te la metta? No, babbo, non la voglio la collana, ma voglio sapere come ti senti? Giorgia, sto bene, è da oggi che me lo chiedi, sto benissimo. A proposito, hai finito di pulire il bagno? Ho quasi finito. Uffa, non è giusto, nemmeno il secondo metodo ha funzionato. Ora provo il terzo, però lo devo preparare. Ok, ragazzi, l'ho stampato, ora non mi resta che ritagliarlo e incollarlo e poi il gioco è fatto. Ok, devo essere molto precisa. Ok, ragazzi, guardate. Babbo, vieni, ho fatto un disegno bellissimo. Babbo, vieni.
Arrivo, arrivo, aspetta! Un minuto! Ci sono, Giorgia, fammi vedere questo disegno. Ti ho fatto un disegno bellissimo. Ok. Però lo devi guardare attentamente. Guarda attentamente. Guarda attentamente. Ok. 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 Babbo? Sì, padrona? Sì, ha funzionato! Il terzo metodo ha funzionato! Sì, non vedo l'ora di fargli fare tutte le cose che voglio! Sì, ok, ma cosa li faccio fare? Idea! Li faccio fare tutto quello che dovevo fare io! Babbo Salvo, vai subito a pulire il bagno! Sì, padrona! Tranquilla senza che devo pulire e fare molte altre cose. Padrona, ho finito adesso di pulire il bagno. Devo fare qualcos'altro? Sei stato bravo, grazie. Ora devi pulire la camera, grazie. Subito, padrona. Quanto mi piace questa cosa, che il babbo fa tutte le cose al posto mio, se l'avessi saputo prima. Padrona? Sì? Ho finito adesso di fare la camera. Devo fare qualcos'altro? Sì, aspetta. Cosa mi aveva detto di fare la mamma? È vero, fare i compiti. Babbo Salvo, mi potreste fare i compiti, per favore? Subito, padrona. Ragazzi, visto che il babbo ci metterà, diciamo, un'oretta a fare i compiti, io mi guardo un po' di cartoni animati. Much, much, much later. Babbo Salvo, visto che ho molta fame, mi potresti preparare la merenda? Ok, padrona, che cosa le preparo? Il plum cake con la Nutella, grazie. Vado subito. Non vedo l'ora. Visto che il babbo ha cambiato la password per comprare le cose su internet, lo sapete che cosa mi faccio comprare? La bicicletta nuova, perché quell'altra l'ho venduta. Babbo Salvo, mi potresti comprare una bicicletta nuova su internet, per favore? Sì, padrona. Sì, 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 lo sapevo, sì, la volevo da tanto. Ma sono le 5:30. E la mamma torna tra poco e non li posso far trovare il babbo in queste condizioni. Devo trovare un modo per farlo ritornare normale. Come svegliare una persona ipnotizzata? Ok, ci sono tre modi come prima. Babbo Salvo, abbassati un pochino. Subito. Svegliati! Mannaggia, la prima non funziona! Faccio la seconda! Ritorna in te! Ritorna in te! Ritorna in te! Non ha funzionato! Provo il terzo metodo! 3, 2, 1, svegliati! 3, 2, 1, svegliati! No, devo riprovare l'ultima volta! 3, 2, 1, svegliati! Ma non è giusto, non funziona. Ma ora come lo sveglio? No, sta tornando la mamma. Dove vado? Dove vado? Non lo so. Vado su. Oh, sono tornata. Salvo.
fai fermo lì? Ciao! Ehi, tutto bene? Salvo, ma perché non parli? Ma t'hanno morso la lingua? Ehi, Salvo! Salvo! Ragazzi, ma che cosa gli è successo a Salvo? Sembra imbambolato, non lo so! Mamma mia, ragazzi, fa paura! Ma perché non parli, Salvo? Io lo so, io lo so! Qui c'è lo zampino di Giorgia! Giorgia! Giorgia, dove sei? Giorgia? Giorgia! Che cosa gli è successo al babbo? Non lo so, mamma! Come non lo so, Giorgia? È giù, fermo, impalato e non parla! Sembra imbambolato, mi fa paura! Cosa hai combinato? Mamma, ma io non ho fatto niente! Già, se parli così e mi dici così, vuol dire che qualcosa hai combinato! Giorgia, confessa! Ok, ti dico cosa ho combinato! Quando il babbo mi aveva detto cosa fare, io non avevo voglia di farlo e quindi ho ipnotizzato, diciamo, il babbo. Cosa, Giorgia? L'hai ipnotizzato? Ma è possibile che ogni volta che vi lascio da soli mi combini qualcosa? O ti fai male te o si fa male lui? Oggi addirittura me l'hai ipnotizzato, ma io non lo so, ma come si fa, Giorgia? Mamma, però pensavo che il babbo ritornava velocissimo, normale, ma invece no, non la pensavo giusta. Ok, Giorgia, vieni giù con me e proviamo insieme, dai! Sì, arrivo. Guarda là, Giorgia, è impalato come un baccalà, neanche un robot sta fermo in questo modo. Su, via, ora ci provo io a svegliarlo, vediamo cosa mi riesce a fare. Svegliati! Svegliati! Ci ho già provato io. Torna in te! Torna in te! Torna in te! Mamma, non funziona, ci ho provato anch'io. 3, 2, 1, svegliati! 3, 2, 1, svegliati! Svegliati! Mamma, le ho provate già tutte, non funzionano. Bene, ragazzi, io direi di chiudere qui questo video, vero Giorgia? Perché dobbiamo trovare un modo per svegliare Babbo Salvo. Ragazzi, se ci avete un metodo, una formula magica o qualsiasi cosa, scrivetelo nei commenti perché ci serve per svegliare Babbo Salvo. Sì, ragazzi, così noi leggiamo i commenti e lo svegliamo subito, non può rimanere così. E se anche questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E noi, come sempre, vi salutiamo con un grande wow! Mamma, perché non lo lasciamo così? Almeno lui fa tutte le faccende di casa e noi ci riposiamo. Giorgia, oddio, quasi quasi.